Mese di febbraio ricco di eventi per la città di Serico. Sabato 28 gennaio, nei locali dell'ottocentesca Villa Pat, è stato presentato il calendario degli eventi per l'edizione 2017 del Carnevale. Serata iniziata con l'intrattenimento del duo Mario e Bruno, che hanno interpretato alcuni brani dei Melumà, proseguita con gli interventi del presidente della Proloco Serico, Claudio Mezzavilla, l'assessore all'istruzione e politiche giovanile di Serico, Gioia Sacchet, e il presidente dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, Oscar De Bona. Tra le novità previste per il Carnevale 2017, la sfilata in notturna, nella serata di sabato 18 febbraio, durante la quale si terrà anche l'intrattenimento musicale e spettacolo Luce di Fuoco. Infine è seguita la presentazione della mostra a cura del professore Cesare Poppi, antropologo e docente universitario, ed è stata aperta a pubblico la mostra trentennale Maschere e riti dei carnevali della montagna veneta, curata da Gianni Secco e Peppino Lorenzetti. È un programma come tutti gli anni sempre carico di appuntamenti, infatti abbiamo cominciato già sabato scorso con l'elezione di Miss Carnevale, che poi sarà presente sul palco tutte e tre le giornate. Stasera abbiamo qui l'inaugurazione, la presentazione ufficiale del Carnevale qui a Villa Pat, poi la presentazione della mostra Maschere e riti dei carnevali della montagna veneta di Gianni Secco, che con la collaborazione del maestro Peppino Lorenzetti, che è qua insieme alla Scuola del Legno di Serico del Centro Consorzi, e con la regia di Gianni Secco siamo riusciti ad allestire questa splendida mostra, che è un patrimonio di cultura e di tradizione locale e anche del Veneto, insomma, ecco. E quando è possibile visitarla? Allora, questa mostra noi pensavamo di farla visitare durante i giorni, le domeniche, quando è aperto il Museo del Settimo Alpini, così lo facciamo in concomitanza, che lo abbiamo qua di fianco. E stiamo valutando di creare un pacchetto turistico dove facciamo visitare la mostra, il museo, il castelliere di Noal, l'oratorio di San Nicolò, tutta la villa, e poi possiamo aggiungere anche il museo di Serravella, così facciamo un bel pacchetto bello corposo che può venire a vederla anche gente di tutto il Veneto. Insomma, pensavamo di mandarlo a tutte le scuole e a tutte le amministrazioni almeno del Veneto, ecco. Il pubblico può vedere questo pacchetto anche sul sito da Proloco? Il pubblico può vederlo sul sito della Proloco, chiaramente sarà opportuno prenotare la visita alla Proloco, che il nostro ufficio è aperto tutti i giorni la mattina e il mercoledì anche il pomeriggio, mentre invece il venerdì è chiuso, però siamo aperti il sabato, e lì sul sito della Proloco, www.prolocosedico, si può vedere tutti gli orari e l'indirizzo dove prenotarlo, con email o via telefonica, insomma, ecco. È stato un onore averla portata finalmente in un territorio dove è nata. Questa mostra è sempre girata in tutta l'Italia e nel mondo, però finalmente è arrivata qua per vedere quanto lavoro e quanta cultura noi abbiamo nel nostro territorio. Però prima a Treviso, poi in giro per il mondo, in Sardegna, questa mostra sono 30 anni che gira per l'Italia e per l'Europa. E ho molto piacere che finalmente Gianni l'abbia vista qua a Belluno, a casa sua.